Ciao, quello che vedete è l'ultimo episodio di Epic Me. Se vi chiedete perché io stia facendo un vecchio livello e non l'ultimo, è perché sostanzialmente sono scemo e tipo mi sono dimenticato che c'era un'uscita segreta in un vecchio settore e non l'avevo ancora fatta e quindi tipo devo fare anche il livello segreto e poi faremo il boss finale. Ecco il settore 4 zona C. Così quando sconfiggeremo il boss finale avremo il 100%. Settore 4 zona X, spelonca zampillante. Devo cadere, mi sa. Oh, ok, ho capito. No, ok. C'è un meccanismo dietro. Cioè che qua si va avanti. Aspetta. No. Voglio andare indietro perché mi sa che c'è un tesoro. Non ci arrivo. Aspetta. No. Boh, mi sa che non ci posso ancora andare. Via. Che palle sti cosi. Geyser, strano. Vabbè. Addio Pikmin. No dai, non è vero. Niente, non arrivano. Non ho ancora trovato... vabbè. Non ho ancora trovato tesori. Questa cosa mi preoccupa un po'. E mi sono rimasti due Pikmin. E non è una cosa molto buona. Qua. Yeah.
Oh, ti ho visto, eh. Oh. Vabbè, ce ne sono anche altri, ma chi se ne frega. Oh. Sono nel luogo segreto. Ok. Là c'è un tesoro che non... Ah sì, ok, posso fare così. Così. E mi sa che non faccio il tempo a riprendere i piccoli. Vabbè. Quelli che ho lasciato indietro prima. Eh sì, infatti. Non ho mai capito perché rimangono da soli e muoiono. Vabbè. Si è incastrato. Ok, ce li ho tutti. Là c'è un altro tesoro. Era il secondo tesoro quello. No! Bastardo! Non li avevo visti quei Pikmin. Fammi prendere questo. E vabbè, immaginavo che dovessi rifare il livello. Vabbè, dai. È per il 100%. Eccolo. Sì. Simbolo dell'ispirazione, Luminum 200. E fatto. Hai archiviato tutti i tesori. Quindi adesso... Ah, ci manca anche questa. Però vabbè, easy.
Oasi segreta 16. Via. Ah no, aspetta. Ok. Deve essere giù. Sì. Gettone blu. E adesso possiamo andare al settore 9. Settore 9, zona A. Speranza recondita. È il boss finale. Sconfiggeremo lui e potremo abbandonare questo pianeta. Abbiamo il primo caduto. Palle di acido sono l'età. Ok. Oddio. Ha le gambe. Dobbiamo colpirlo sotto. Ok. Ah. Ok. Attaccate. Manca poco. Ah. La colpisco anche nell'altra. Vai. Sì. Oh no, non è finita.
Matteo Messina Denaro. No, abbiamo tre caduti. Come faccio a colpirlo? Oh no, altri due. Ok, si devono attaccare. Ok, no, non gli ho fatto niente. Forse così. Ok. Ah. Ah. Oddio. Continua a perderne, ma non è morto. Ah. Adesso farà quell'attacco, penso. Non ancora. Ah. Provo a dargli un po' fastidio così. Vai. Ah, manca poco. Ah! Un altro caduto. Siamo rimasti in 6. Attaccate. No. L'ultimo baluardo. Sì. Sì. Suka. Che succede? È una parte della nave. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro, capitano.
Abbiamo recuperato la parte di nave che ci mancava. Mi spiace per quella povera creatura. Ma è un solo devo sapere che il modulo non ha subito alcun danno. Ora non c'è più nulla che possa fermare il nostro ritorno a Hokotate. Torniamo alla nave e riposizioniamolo al suo posto. Ora mi metterò a piangere. È giunto il momento di tornare a casa. A Hokotate ci stanno aspettando. Miei cari e fedeli amici Pikmin. Curvatura spazio-temporale in 5, 4, 3, 2, 1. Ed ecco i titoli di coda. Questa serie ci ha accompagnato per molto tempo. Penso tipo 3 mesi, se non di più. E cosa penso di questo gioco? È, pur essendo distaccato dalla serie principale, è comunque un buon platform. È molto sottovalutato dalla community di Pikmin, ma anche in generale. Cioè, in generale, Pikmin è proprio una serie sottovalutata. Concordo con quelli che dicono che non è Pikmin, tra virgolette, perché tipo è quasi completamente diverso, però comunque ci sono i Pikmin, ci sono i nemici di Pikmin, ci sono i Pikmin che hanno varie abilità e funzioni all'interno del gioco, quindi non vedo perché tutto questo odio verso questo gioco. Forse un po' troppo facile, ma in realtà negli ultimi settori c'erano anche dei livelli in cui ho avuto un po' di difficoltà. I boss sono molto fighi, anche se alcuni sono davvero troppo facili, però comunque vabbè, l'ultimo non era affatto facile. Finalmente avrò un po' di, non ho letto, non appena Olimar finisce di pronunciare quelle parole gli si apre davanti agli occhi uno scenario familiare. Addio miei piccoli amici e grazie ancora di tutto. Fine. Ed ecco, con lo schermo del titolo di Hey Pikmin, che vi saluto e ci vediamo probabilmente domani con il prossimo gameplay sul canale, che sarà Pikmin. Ciao.